perché penso che sia ancora importante parlare, perché bisogna abbattere gli stereotipi e dei pregiudizi. E voglio fare un discorso che parte un po' da me. Io sono nata in un paese di provincia e sono nata come mi vedete, no? Sono alta, ho sempre fatto sport, ho sempre avuto i capelli corti, da quando avevo 4 anni, e quindi era ovvio che ero maschio. E quindi da un punto di vista molto diverso da quello da Vladi, ma probabilmente poi con una grande convergenza. Io ho dovuto lavorare dentro di me per capire che tutte quelle che erano le mie caratteristiche, in tanti momenti poi anche delle qualità, per cui facevo sport, facevo la Serie A, sono stata convocata in nazionale, andavo molto bene a scuola, per mia madre e per mio padre erano un sinonimo che io ero nata un po' sbagliata. Io ancora mi ricordo una volta che mio padre mi disse: e tu dovevi nascere uomo, non tuo fratello. Per cui io sono cresciuta con questa idea che avere certe capacità, avere certe caratteristiche che nella società vengono accettate come caratteristiche importanti, vuol dire essere uomini. Quindi il primo grande lavoro che ho dovuto fare dentro di me è stato superare questo stereotipo, ma educativo enorme. Perché io da quando sono piccola che mi scambiano per maschio. E per me, io me lo ricordo come una cosa molto forte, che devo dire, in tanti momenti della mia vita mi faccio anche la domanda se sono omosessuale, anche perché mi sono a maggior ragione voluta ribellare a questa cosa che era naturale. Cioè, è naturale che una donna del sud nasce deve seguire certe strade. Quindi fondamentalmente non ha importanza poi così tanto che vada a scuola, che si va a scuola, che si laurei, che insomma diventi un bravo manager, no, perché tanto ti devi sposare, mio padre questo mi disse, no, ma devi sposare, che io ho fatto matematica, appena ho finito l'università mi hanno chiamato, mi hanno detto non è che ho avuto, cioè i miei tempi non c'erano, non ti lavoravi, non c'era ancora adesso in realtà, se ti laurei in ingegneria matematica, non è che c'è proprio tanto problema di disoccupazione. Io ho avuto il tempo di laurearmi, mi hanno preso e mi hanno chiamato. Quando io ho lasciato Napoli, quindi ho trovato lavoro a Napoli, ho lasciato Napoli, mio padre mi ha preso per pace, tu non stai bene a Napoli, il posto, la regola è il posto. Secondo, dico scusami, ma guarda, ho un posto migliore, una carriera migliore, ma che ti frega a te della carriera, tu ti devi sposare. Io me la ricordo come una cosa che io non posso spiegare, io non ho parlato, Gli ho detto soltanto, avevo 24 anni, e ho detto tu non hai capito un cazzo con me, ma glielo dissi in maniera molto forte, molto violenta. Dice tu non hai capito un cazzo con me, cioè mi vedi della terra ma non mi guardi. E mi ricordo che dopo neanche due mesi io lasciai Napoli, quindi ero una pazza, avevo il posto sicuro, la famiglia, tutto scritto e garantito, io lascio, abbandono tutto questo per andarmene a Trieste. Perché poi per me, che insomma il lavoro sì era importante, ma il fatto che ero stata convocata in nazionale finalmente dopo che io studiavo matematica, guardatevi, io non sono una forte letterata, perché insomma quando studi matematica tu esci un po' pazzo, insomma, matematica. No, per me è una cosa bellissima, consiglierei di farlo anche così, però in realtà vivi in un mondo tuo, particolare, no? Quindi io questo moto di ribellione non aveva capito un cazzo, non aveva capito manco che io amavo molto, per me era molto più importante essere stata convocata in nazionale, né che essermi laureata, né che di avere il posto. Oggi io sono tutti questi i ragazzi che fanno io voglio fare quello che amo, io non ho mai potuto fare quello che amo, perché per me fare quello, tutto, tutte le volte che io ho voluto fare quello che amavo, ho dovuto lottare. Quindi perché l'ho dovuto dire? L'ho dovuto dire per affermare prima di tutto dentro di me, in un percorso, adesso dico una cosa intima molto forte, in un percorso che tante volte mi ha portato nella crisi, ah vedi sono nata maschio, no? Tante volte ho detto ma forse sono transessuale, devo operarmi, devo fare. Perché nulla di quello che facevo aderiva ai canoni dell'essere donna. Poi in più, fammi dire, ci mettete un fisico che... E io volevo essere ancora più alta, ma te lo dico, speriamo di arrivare a 1,95 m. Mi hanno detto tu sei pazzo.
Poi se lo vai psicologicamente a capire vuol dire tante cose, però in realtà poi ci metti che lo stereotipo era che io ero nata strana, che ero maschio sbagliato, e quindi se un maschio sbagliato tutto quello che faccio è sbagliato, io ho avuto proprio un moto di rivolta. Quindi l'ho detto in un percorso, io mi ricordo quando sono arrivata anche a mare miei, tante volte che in un percorso che io non riconoscevo come un percorso puro di lesbismo, perché a me, fatemelo dire, io non so, ci mi ricordo, sono passata al buon pastore, per me è stata una cosa tipo, oddio mio, il separatismo, io questo eccesso appunto del separatismo l'ho vissuto molto male, proprio perché dentro di me, nella mia vita, io non mi vivo queste separazioni tra il maschile e il femminile, sono cresciuta appunto che sempre tu sei maschio, sei sbagliata, sei maschio, e ho fatto una lotta per dire, cazzo, io non sono maschio, sono nata così su alta, ho un fisico sportivo, ho capelli corti, sti cazzi, e sono femmina così, e questa è la mia regola di essere donna, e così voglio essere. Mi ricordo quando tu dice, non fai niente per sembrare donna, ma che cazzo vuol dire? Cosa fare per sembrare donna? Cioè, non dovevo essere me stessa, altrimenti mi dovevo uniformare in un percorso di transessualità, perché io considero in questo anche sono... aprirei anche un dibattito su questo, e poi il fatto di uniformarmi, ecco qua, allora io siccome sono così devo diventare uno, no, io voglio essere esattamente come sono, nel mio corpo c'è la ribellione ai modelli, nel mio pensiero libero c'è la ribellione a un mondo che è assolutamente uniformato su un modello dove appunto maschile è intelligente, bravo, manager, fa i soldi e soprattutto c'è il potere. Io nella mia vita sono la dimostrazione esattamente che femminile è, sei alto, sportivo, figo, fai il manager, c'hai i soldi, è esattamente questo. Quindi io dentro di me vivo la ribellione ai modelli. Quindi io perché penso che bisogna dirlo? Bisogna dirlo perché noi la lotta per, e questo magari me lo sanno, ho sempre saputo, per me la lotta è sempre cercare un pensiero nuovo, un'espressione nuova, un significato nuovo in tutte le cose che ti fanno tutti i giorni, in tutte le cose che ti propongono, in tutta la propaganda che fanno. Io non mi schiero mai tra l'uno o l'altro nell'ovvietà delle posizioni. Questo è proprio il risultato di chi poi studia matematica, esce un po' qua tacchione. Però per me, cioè, tutto, non c'è solo zero, non c'è, la combinazione con cui il bianco e il nero si mischiano, si trasformano, può assumere ogni significato, e ogni significato secondo me qui è per me l'esaltazione della diversità, che è tutto quello che noi riusciamo a costruire nel quotidiano, nell'analisi individuale, nell'analisi collettiva, è una cosa talmente preziosa, talmente unica, che non potrà mai essere rimessa banalmente in un modello. Quindi per me parlare, raccontarsi, è chiaro che è sicuramente interessante, che cosa ha fatto di straordinario Laura, ha messo insieme voci che nella mia storia, e Edda lo sa e me ne deve scusare, io non l'ho mai visto insieme, perché io sono stata al Buon Pastore tante volte, no? A parte che nella parte separatista non le ho mai viste fare la battaglia per gli omosessuali alle femministe, anzi ho visto cose che ancora purtroppo me le porto dentro, una storia che mi ha fatto male, e lei lo sa, e lei lo sa bene, perché ho visto le donne isolare le donne con l'AIDS, le ho viste proprio fare delle cose che nella vita non avrei mai pensato di vedere. Però poi supero e dico, sai, la vita, poi appunto la bellezza della vita è che in un momento fai certe cose, in altri momenti vai avanti, rielabori i tuoi pensieri, rielabori le tue storie, osservi i fenomeni da una prospettiva diversa e assumono significati diversi. E vedo Edda Birni che oggi è sempre a fianco a noi, e io lo trovo un regalo prezioso della vita, perché il regalo prezioso della vita è la storia di rivolta, perché per me Edda rappresenta la ribellione come la mia. Io mi sono ribellata ai modelli, lei si è ribellata ai modelli, alla politica, alla società, nel suo modo. Io mi sono ribellata passando da me, e ho messo questa mia ribellione, quindi questa mia forza di affermazione, che nella vita
dobbiamo essere sempre liberi di essere come cazzo ci pare, e la cosa più importante è non essere incolonnati mai. E guardate, io lo dico anche nel movimento omosessuale, perché anche nel movimento omosessuale alla fine esiste la dittatura dovunque. Se c'è una cosa in cui io credo, la libertà del pensare, il pensiero ci rende unici. E ogni volta che qualcuno mi offre uno spunto, un bisogno di ragionare e mi fa avere una fiamma di luce diversa, io mi sento unica al mondo. E quello che vado cercando è quello che penso, che sono le testimonianze che ogni volta si porta, è l'unicità dell'essere umano. Se io rivedo in maniera, voglio dire, astratta e rapida, qui ci sono stati in questo documentario tanti pensieri politici espressi in maniera rapida, che omosessualità e spiritualità non vanno in contrapposizione. Cioè, piaceva che qua la Valle degli Angeli si vedeva novata, perché un'altra cosa è il movimento omosessuale, se sei omosessuale è essere assolutamente contro Dio, contro il Vaticano, sembra una cosa proprio come tu. E infatti questo era uno dei motivi per cui non mi piaceva, allora io non sono omosessuale. Poi dopo l'altra cosa per cui devi essere omosessuale, ti devi ribellare. C'è stato un momento per cui, te lo ricordi, no? Nel movimento lesbico non si poteva minimamente parlare di matrimoni. Ah no, l'unico pensiero lesbico era noi siamo contro tutto il mondo, quindi non ci interessano i bico, gli tic tac e tutte quelle cazzate. Non ci interessa. Eppure questo è stato sfatato, è stato, cioè, tranne, devo dire, quello che è una mancanza, probabilmente, che sono certa che nella prossima edizione ci sarà, è che l'omosessualità è, c'è ovunque, che non c'è un modello per cui c'è la donna che per forza sembra maschio, oppure c'è quella che gli piace la babbiona, proprio no, cioè che l'omosessualità, secondo me, c'è in ogni persona che è curiosa verso l'altro essere umano. Chi sa superare le barriere di comunicazione fra gli individui, secondo me si porta per forza dentro l'attrazione verso un essere umano che non è necessariamente perché io sono donna, tu sei donna, cioè queste sono veramente un po' antiche. Io ho letto un articolo che mi ha interessato moltissimo perché trovo che c'è questo grande cambiamento da oggi e che in America si parla delle donne come flexisexual e che c'è una incredibile tendenza nelle donne americane ormai all'omosessualità, ma non come un fatto che poi vuol dire sono diventata omosessuale, ma come esperienza, come desiderio puramente sessuale, come esperienza di comunicazione. Beh, io personalmente ho trovato quel momento e quella definizione proprio la liberazione degli individui, che la sessualità non può essere per forza messa in una categoria, sono omosessuale tutta la vita, devo rimanere tutta la vita. A me viene, certe volte quando pensi che stia parlando l'omosessuale, ma che palle, ma porca miseria, ci portiamo dentro una ricchezza nella nostra vita, e quindi io preferisco essere definita Imma Battaglia, come che una rivoluzionaria che si è rivelata ad un modello che tu conosci molto bene, tu sei del sud come me, sai bene quando sei piccolo al sud che cazzo ti mettono addosso. Ti mettono addosso le regole subito, da subito. Tu devi seguire certi percorsi. Bene, la mia rivolta. Io, mia madre, ricordo sempre che mia madre. Oh, perché mi fa guardare. A 3 anni ti abbiamo regalato un carrozzino che era talmente bello all'Epifania, perché mio padre era lì per pigliare lo stipendio del 27, era talmente bello che sembrava vero, neanche lo abbiamo aperto perché è distrutto. Ho detto mamma, guarda, ma lo amici, tu ce lo fai nel carro, cioè la ribellione. Io ogni volta che penso a quel gesto, a quella ribellione, per me, io so che oggi se c'è un regalo che ho nella vita sicuramente, penso che mia madre e mio padre, mettendomi subito tutta quella colonnina, quel percorso della mia vita, e devo dire che la natura mi ha dotato di un fisico tale per cui io ho potuto fare una rivolta, il regalo più bello che mi hanno fatto è avere la capacità di pensare, di capire qual era l'indottrinamento a cui andavo incontro e aver avuto la forza di ribellarmi. E questa ribellione io la porto in ogni giorno della mia vita, me ne sono tutti testimoni. Per me non esiste niente
che è l'assoluto, niente mai. Per me non esiste una posizione politica dell'assoluto, per me non esiste un filosofo, non esiste, per me esiste il pensiero degli individui come espressione massima della libertà, e per questo io lotterò per sempre, perché le persone possano pensare ed esprimersi liberamente, e l'omosessualità è anche questo per me, potersi esprimere fuori dagli stereotipi.